Siamo sulla sala, Babbo Bovani e il figliolo Simone. E abbiamo la nostra Alessandra Catania. Ciao, ciao Alessandra, bene. Buongiorno, benvenuta a Pistoia. Grazie. Senti Simone, la domanda la faccio a te, potrei farla al Babbo, ma insomma, la sala, questo concetto che si è rivoluzionato. Mercato medievale, dove prima veniva venduto tutto il settore alimentare di Pistoia, c'era tutto, c'era anche la vendita degli animali tipo uccellini ed altre cose vivi al piano superiore del Gabbione. Poi vari restauri, varie sistemazioni, noi siamo sulla sala dall'87, mia madre dal 70, perché prima era dipendente del negozio. E niente, noi nello spaccio del parmigiano abbiamo iniziato a vendere i nostri formaggi, le nostre selezioni. Dal momento in cui noi abbiamo iniziato, quando è stato tolto la struttura centrale, Piazza Pulita. Piazza Pulita, insediamento del mercato giornaliero della frutta e verdura, che è ancora presente. E niente, poi nel 2007 abbiamo aperto Caccia di Vino, la nostra prima esperienza di ristorazione. Quindi avevamo spaccio del parmigiano dove vendevamo i formaggi, Caccia di Vino dove li facevamo assaggiare ai nostri clienti con anche un abbinamento salumi, con qualche specialità tipo i fegatelli o altre cose nostre tipiche toscane, ribollita, pappa al pomodoro, piccione ripieno, tutte queste cose qua. Ecco, una serie di punti strategici differenziati che coprono la vita della sala per almeno 18 ore al giorno, quindi si parte da un primo caffè la mattina, poi possiamo fare la spesa, poi gli aperitivi e poi a cena. È quello che sono ora i salaioli, abbiamo aperto nel 2012, è un ambiente polifunzionale aperto tutti i giorni dell'anno, 365-366 giorni l'anno. E apre la mattina alle 6.30 con il bar e la gastronomia subito in funzione, quindi colazioni basate sempre sui nostri prodotti, quindi il prosciutto razza grigia di Salmignano piuttosto che la mortadella Bologna del salumificio Pasquini, prosciutto cotto alta qualità coscia Parma del salumificio Branchi, la focaccia fatta con le nostre lievitazioni e tutta una serie di cose, il caffè abbiamo scelto Ilie perché secondo noi è la massima espressione per la produzione del caffè in Italia, a livello insomma, che ci può servire, ci dà una costanza di qualità e di prodotto, anche perché poi noi lo vendiamo anche da sport, vendiamo le macchine da caffè. Quindi anche in grani? Anche i grani. Vendiamo i grani, vendiamo il macinato, vendiamo le capsule. Ci sono varie possibilità. Questa è una cosa che ho notato e avrei poi due domande da farti sulle attività che ho visitato questa mattina a Pistoia, che sono in realtà appunto polifunzionali, nel senso che sono dei punti di riferimento dove si riesce ad acquistare o comunque a gustare tutto, però sempre solo di qualità. Non ci sono, anche nelle marche più importanti, Illy per esempio, sono comunque tutte scelte fatte dai gestori di questi locali che sono orientate alla tipicità, alla qualità, direi quasi al buon gusto, al buon cibo di tutto quanto. La domanda che volevo farti, perché non la so, è questa: il Gabbione cos'è? Il Gabbione era una vecchia costruzione di cemento armato. Era proprio una quadratura che lasciava il passaggio per fare il giro dei negozi, occupava tutta la parte centrale della piazza. Sul perimetro esterno c'erano tutti i negozi, poi qui dove c'è la fontana c'era una scala che dove si saliva su al primo piano aperto, dove c'erano tutta la rivendita degli animali vivi, dalle galline ai piccioni, agli uccellini, a tutto il resto. Questa costruzione qui chi l'ha fatta? Perché non riesco a immaginarmi questa piazza con una roba di cemento armato, però sarà un problema mio. No, ma è una costruzione molto vecchia, risale credo... Gli anni 30 forse, o dopoguerra. Dopoguerra. Sì. Ho capito. Un mini scempio, era molto caratteristico per quei tempi, era proprio un mercato rionale al centro della città dove trovavi di tutto, da qualsiasi cosa, era diciamo un
una partenza di un supermercato. Sì, diciamo per gli anni 60-70 non ci stonava neanche, una vivibilità diversa in città. Poi è stato rimosso per riportare la piazza, per riportarci il Leoncino, la fontana. È stata riportata poi negli anni 80 com'era in origine. Però diciamo che questa parentesi è stata interessante per Pistoia. E invece volevo sapere una cosa, i prodotti come li selezionate? Nel senso che siete orientati verso una tipicità toscana nonché locale oppure spaziale? Sicuramente sì, però Piemonte ci siamo una volta ogni 2-3 mesi a cercare la produzione particolare, la stagionalità del prodotto, la langa, quindi ugualmente la zona della Valtellina, ma anche altre zone d'Italia. Due volte l'anno andiamo in Francia e se non cerchi di trovare sempre il prodotto ancora più particolare, ancora più ricercato e ancora comunque curato, cioè la passione nostra è quella, via, riuscire comunque a far vedere al cliente che noi ci siamo, che noi lavoriamo per lui e lavoriamo per la nostra soddisfazione. Non miriamo a un discorso di vendita, miriamo a un discorso di soddisfazione finale del cliente e comunque anche per dire la stessa azienda che oggi lavora in un modo è sempre bene visionata perché si parla di prodotti alimentari, prodotti che poi vanno in bocca alle persone, quindi la qualità del prodotto deve essere sempre e comunque mantenuta al primo posto. Interessante, perché vuol dire che in realtà quanti abitanti fa Pistoia? 85-90 mila, benissimo. Allora, se devo fare una comparazione con il posto in cui abito io, che fa 110 mila abitanti, quindi più o meno la dimensione sono simili, e devo pensare, forse come questo, riesco a contarli veramente sulla mano di una sulle dita di una mano molto a fatica. Perché il mercato è molto diverso, cioè le aspettative delle persone sono molto diverse. Evidentemente qui c'è un altro tipo di atteggiamento, non solo nei confronti del prodotto tipico toscano, ma anche dei prodotti tipici che arrivano da altre parti d'Italia. E da noi forse c'è un'attenzione maggiore verso la tradizione, per cui se propongo, che ne so, la finocchiona, non lo so, la finocchiona la vado a comprare in una enogastronomia. Non sono sicura di trovarla in una che ne so, supermercato della grande distribuzione, che non è il concetto vostro, attenzione, però a livello di diffusione del brand, chiamiamolo così, o comunque di tipicità che sono diverse da quelle locali, da quelle romagnole, ecco, questo atteggiamento non c'è, perché comunque richiedono il salame, lo strano, forse la finocchiona, non lo so fino a che punto, l'arista, non lo so, arista, ecco. Grazie, non lo so fino a che punto la conoscono. Qua invece mi sa che l'atteggiamento dei vostri clienti sia l'esatto opposto. La mentalità, scusa Simone, dei pistoiesi forse è un pochino più cosmopolita, nel senso che riusciamo a far coesistere dall'arista ai fegatelli di cui parleremo e che trovi qui.